Ed eccoci dunque al momento finale, dopo aver preparato questi strepitosi 14 piatti con lo chef Gerardo Denza, siamo ora agli abbinamenti. Innanzitutto vi presento le persone che sono qui accanto a me, Gerardo Denza, già lo conoscete, Alberto Capasso, il fiduciario della condotta Slow Food Vesuvio, Paolo Giarletta, il responsabile del progetto Buon Pescato Italiano, e Franco De Luca, vicedelegato dell'AIS di Napoli. Benissimo, allora iniziamo proprio con De Luca. Abbiamo detto 14 piatti straordinari con queste specie ittiche minore, quindi sono pesci magri, piatti molto leggeri, cotture veloci, ha fatto il nostro Denza. Quindi, però abbiamo una certa varietà, no, per pensare a degli abbinamenti. Per esempio, cominciamo dal carpaccio di tombarello con julienne di carciofi, quel piatto là che è un piatto leggero, come lo abbineresti? Diciamo subito una cosa che vale un attimo per tutti i piatti, sono tutti piatti insomma molto ricchi di sapore, però sono piatti che tendono in qualche modo a evidenziare maggiormente la materia prima, quindi a non corpo insomma contenuto, e quindi saremo in una fascia di abbinamento cibo-vino che è quella dei vini bianchi, arriveremo al massimo ai rosati, non potremo andare oltre perché altrimenti tenderemo di fare un sacrilegio, cioè di coprire il sapore di questi piatti insomma straordinari. Il piatto che vi ha indicato è proprio uno dei più leggeri e quindi ecco è proprio il caso di dire ricco di sapori però di corpo molto contenuto, quindi dobbiamo abbinarlo con un vino che ne esalti ancora di più queste sensazioni organolettiche, quindi rimaniamo con un vino che può essere una Falanghina dei Campi Flegrei, una Biancolella se vogliamo rimanere proprio sul mare, no? Perché in questo modo insomma si completa uno scambio insomma organolettico che tende a valorizzare reciprocamente le due cose, non possiamo andare molto oltre. Quindi abbiamo detto un bianco leggero, ma veniamo invece agli involtini di melanzana con polpa di palamita, dove il ripieno qui è stato realizzato con un po' di uovo, la polpa di palamita comunque è un pesce, anche questo magro, ma comunque c'è un po' di olio, la melanzana è arrostita, come l'abbineremmo? Fai bene a sottolineare questo fatto che la melanzana è arrostita, qua siamo in un trionfo della tendenza dolce, no? E il corpo è anche maggiore del piatto precedente, la melanzana arrostita nei punti di contatto con la griglia insomma, potrebbe anche presentare note di amaro che però si perdono nella tendenza dolce predominante di questo piatto. Qui ci vuole un vino che abbia una buona sapidità, si sente proprio l'esigenza di un vino sapido, quindi un greco di tufo o un greco anche del sud Italia, anche un greco calabrese, conservano tutti un po' questa caratteristica, no? È quello di cui si sente proprio bisogno quando si mangia un piatto del genere. Quindi abbinamenti anche territoriali, perché queste sono specie ittiche molto diffuse nei nostri mari del sud, ma anche in Toscana, in Veneto, abbiamo già detto. Benissimo, procediamo invece con lo spiedino di costardella impanato, questo qua che Gerardo ha ultimato con questo pomodorino datterino. Qui c'è un po' di croccantezza, quindi come vogliamo abbinarlo? C'è anche un contenuto di pecorino, giusto chef? E quindi qua è un piatto, a differenza del precedente, qua c'è una... è più completo, cioè c'è la tendenza dolce del pesce, già il piatto stesso che propone insomma un completamento col pecorino, e quindi anche nel vino dovremmo avere un vino che sappia gestirla, altrettanto completo. Ecco, qui mi viene in mente un vino molto preciso, mi viene in mente un Pallagrello, che è un Abbacca Bianca, che è un vitigno riscoperto dell'Alto Casertano, che dà origine proprio a dei vini che sono vini di corpo, che si presentano spesso anche con una buona nota di morbidezza, quindi la morbidezza necessaria per combattere e contrastare la sapidità insomma, del contenuto, diciamo, del ripieno del piatto. Ottimo, mi piace. Allora, gli scialatelli alla matriciana di alla lunga e pachino sono questi qua. Ci sono le olive nere, c'è il basilico, c'è un po' di olio in più, un piatto un po' più unto, quindi come lo abbiniamo? Vedete che sei sommelier, perché insomma le note sono importanti. Questo olio va asciugato, non potendo usare i vini rossi, altrimenti il tannino sarebbe la cosa ideale. Dobbiamo contrastare questo olio insomma con l'alcol, con l'alcolicità dei vini. Il vino in questo caso io andrei, mi sposterei verso i rossi, non arrivando proprio ai rossi, rimanendo sui rosati. Ho due idee per questo vino, o su uno spumante di aglianico, no? Magari metodo classico, no? Che contiene anche una buona dose alcolica e quindi serve anche a sostenere, ad asciugare la bocca dall'untuosità che il piatto comporta, oppure andrei in Puglia dove ci sono grandi rosati,
la Puglia è la terra dei rosati e il rosato per me è il migliore abbinamento dei primi piatti dove c'è anche il pomodoro. Insomma, mi vengono in mente anche delle case, ma abbiamo detto che non possiamo fare nomi perché ce n'è uno in particolare che andrebbe proprio bene. Benissimo, benissimo. Allora, invece veniamo a questo piatto veramente scenografico che è il tonnetto con la cipolla di Tropea caramellata. Qua mi sa che saliamo un po' di struttura e quindi Franco De Luca, il nostro sommelier, ci suggerirà qualcosa di più, forse più strutturato, più. Vediamo. Questo è uno di quei piatti che un sommelier non vorrebbe mai avere, con cui non vorrebbe mai avere a che fare perché è complicato, è un piatto agrodolce prima di tutto, è un piatto dove le componenti si interscambiano dalla morbidezza alla durezza continuamente, dovremmo avere un vino che abbia le stesse doti, no? Insomma, funamboliche, e questo non è facile. Però voglio dire una cosa su questo piatto, ne parlavo anche prima con lo chef, anche oltre all'abilità dello chef di comporre il piatto ci deve essere anche l'abilità del degustatore, che deve saper prendere la dose, insomma, cercando in qualche modo che ogni piccola dose sia una restrizione del piatto in generale, perché altrimenti se esagera con la parte, insomma, di aceto balsamico non c'è vino che possa tenere, no? Lo scontro con questo colosso della cucina, insomma. Io qua andrei su un vino molto evoluto, un vino che dà origine a delle sensazioni organolettiche, una grande espressione, quindi vini che possono dare tanto, insomma, dei millesimati, magari uno champagne, perché no, un Franciacorta se vogliamo rimanere in Italia. Un vino che possa contrastare la tendenza dolce del piatto anche col graffio della bollicina, però elegante. Magari mi viene in mente un Sauternes, per rimanere in Franciacorta. Ce ne sono di numerosi, anche di grandissima qualità. Oppure uno champagne, se abbiamo la disponibilità un po' maggiore, insomma, se possiamo farlo. Quindi contrastiamo queste asperità con questa cremosità delle bollicine. Benissimo, finiamo? E abbiamo finito anche le ricette, quindi mi faceva piacere finire con il nostro amatissimo Sugherello, perché avere una mascotte per un progetto così grosso ovviamente è importante, perché è quel punto di contatto col pubblico, insomma, ha incantato i bambini ma anche gli adulti. E quindi finiamo con Sugherello scottato con le mandorle e oro di Amalfi, l'oro di Gerardo Denza. Qual è l'oro di Gerardo Denza? L'oro in effetti è il limone che io vado a ricavare, solo il giallo del limone, non essendo il bianco, quindi c'è un affare che mi tira fuori solo l'oro in effetti, e quindi lo abbino molto su dei piatti che mi Infatti rimane bello. Abbiamo apprezzato molto questo uso del limone, delle erbe fresche del tuo giardino e delle preparazioni leggere. Veramente ringrazio Gerardo per aver preparato questi 14 piatti che tutti potremo rifare a casa semplicemente. Però vorrei sapere adesso da Franco De Luca come abbina questo piatto. Se avessi dovuto scegliere un solo piatto per fare gli abbinamenti avrei scelto questo, perché questo rappresenta una sfida, una vera e propria sfida. Il limone nel piatto conferisce acidità, il vino di base ha nell'acidità la sua forza maggiore, quindi diventa difficile abbinare un piatto del genere. Però per fortuna nel grande panorama di vini che abbiamo noi in Italia, insomma, è veramente anche in Campania, per la varietà, no, di vitigni, di uve e di metodologie con cui si fa il vino, ci sono dei vini che possono contrastare questi piatti. Sono le vendemmie tardive, per esempio di Falanghina. Mi viene in mente infatti una Falanghina perché il corpo di questo piatto è comunque contenuto, non possiamo anche in questo caso andare molto oltre, però una vendemmia tardiva dell'Alto Casertano, dove, insomma, oppure anche qualche Falanghina del Sannio, no, in vendemmia tardiva, da origine a vini che possono con la loro morbidezza compensare questa acidità del limone, insomma, senza però che si perda anche il contrasto con la tendenza dolce del pesce, che è l'elemento base di tutti questi piatti. Bene, allora un altro splendido abbinamento. Ringrazio Franco De Luca, il vice delegato dell'AIS di Napoli. Adesso andrei a parlare un attimo con il nostro amico Alberto Capasso, fiduciario della condotta Slow Food Vesuvio. Per noi era naturale avere Slow Food con noi oggi qui ad Ercolano. Siamo sul tuo territorio. Slow Food è da molti anni impegnato a dar voce alle piccole produzioni e quindi ovviamente sia in terra che in mare, no? In terra con la resistenza contadina e in mare con quali altri progetti? In mare non ci sono progetti specifici, ma ci sono progetti tipo Slow Fish, che è una kermesse che noi facciamo ogni 2 anni a Genova, fino a questo momento si è fatta, dove si fa un po' il punto su tutto quello che gira intorno al pesce come cibo.
e come cibo buono, pulito e giusto. Noi, insomma, tutto il nostro agire è tutto quanto improntato su queste tre parole: buono, pulito e giusto. Noi nasciamo come associazione che nasce come associazione per il diritto al piacere. Poi abbiamo un po' allargato i nostri orizzonti, abbiamo capito che non bastava, ma bisognava cominciare a lavorare sul diritto al cibo, che è una cosa ben più grossa, per cui abbiamo fatto progetti che sono dei progetti planetari, tipo Terra Madre, tipo le comunità del cibo, tipo i presidi, che serve a tutelare le produzioni locali e soprattutto a salvarle dalla omologazione, dalla perdita di caratteristiche territoriali e tutto il resto. Insomma, con... Per il pesce noi abbiamo questo, e poi abbiamo Slow Fish, abbiamo anche molti progetti. Uno è proprio sul territorio campano, di comunità. Cerchiamo di riunire in comunità del cibo i pescatori che ancora praticano la piccola pesca, cioè la pesca fatta con le piccole barche. Una pesca che non abbia un impatto sull'ambiente marino importante, anzi che aiuti l'ambiente marino a svilupparsi e a rinascere, perché da queste parti il problema è questo, un po' come sulla nostra terra. Sul nostro territorio abbiamo un'agricoltura che va aiutata a riprendere un minimo di forza, di identità, perché tutto sto cemento sta un po' perdendo. Bellissimo, quindi in qualche modo buon pescato italiano è slow, così utilizzando la parola in maniera ampia, perché voi dite sano, pulito e giusto, invece buon pescato italiano parla di 100% tipico, 100% fresco e 100% sano. Paolo Giarletta, come ti è sembrata questa giornata di ricette e quali sono le prossime tappe del buon pescato italiano? Come si articolano le tappe e come verrà allestito il villaggio e tutte le cose belle che il buon pescato italiano porta in tutta Italia? È stata una giornata entusiasmante. Gerardo oggi ci ha veramente meravigliato e sorpreso. È riuscito a valorizzare queste specie ittiche che noi, attraverso questo tour, questo progetto, stiamo cercando di far conoscere al grande pubblico, perché sempre meno le troviamo sulle nostre tavole, perché manca un'offerta qualificata da parte della distribuzione commerciale, che ovviamente favorisce sempre di più prodotti che vengono dall'estero. Basta pensare che l'80% del prodotto che viene consumato in Italia è purtroppo prodotto estero. E quindi diciamo che grazie a questa giornata, a cui voglio ringraziare anche i presenti in nome del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari, che diciamo è il promotore di questo progetto, siamo riusciti forse anche a spiegare come realmente, con un prodotto che viene normalmente definito povero, ma di fatto invece ha una ricchezza enorme di qualità, di caratteristiche organolettiche, di sapori, diciamo si può veramente fare dell'ottima cucina. L'obiettivo appunto del progetto è quello appunto di diffondere soprattutto sul territorio nazionale quelle che sono le specie ittiche, le 16 specie ittiche che sono state coinvolte, spesso al grande pubblico, ma in particolare alle giovani, alle nuove generazioni, che sempre di più consumano meno pesce, e quindi chiaramente infatti c'è un'attività che viene svolta durante il progetto, che è rivolta proprio alle scuole elementari e alle scuole medie, attraverso anche un concorso che abbiamo tentato ovviamente di così coinvolgere le varie scuole, che si chiama Piccoli ma Buoni, che chiaramente tende a trasferire alle giovani, agli alunni appunto delle scuole, quelle che sono appunto le caratteristiche del prodotto. Il tour ovviamente tocca 5 regioni, sono quelle che hanno una maggiore diciamo presenza di questi prodotti, che sono prodotti non di allevamento, ma prodotti del nostro mare, sono stagionali, quindi non sono disponibili per tutto l'anno, diciamo che il periodo entro il quale vengono diciamo catturate va da febbraio fino a settembre-ottobre, che è proprio il periodo in cui viene svolto il nostro tour, che tocca, come dicevo, il Veneto, la Campania, la Puglia, la Calabria e la Sicilia, le 5 regioni, ripeto, dove viene concentrata maggiormente la cattura di queste specie. Il tour prevede, previsto, perché ormai è in corso ormai dal 18 febbraio di quest'anno, il tour di il giro di un promo track che si sta fermando in tutti i capoluoghi di provincia di queste regioni per 2 giorni,
ospitando appunto le scuole, ospitando le famiglie, ospitando i consumatori per far conoscere, ripeto, attraverso del materiale informativo queste specie. Successivamente nelle stesse regioni viene realizzata una rassegna gastronomica. La prima è già stata realizzata a marzo a Treviso, e che chiaramente è una tre giorni dove vengono degustati, grazie anche alla collaborazione delle cooperative di pesca, perché uno degli aspetti fondamentali è coinvolgere il produttore. Ecco, parlavamo prima con il delegato della Slow Food, proprio questo ritorno, dare il protagonismo ai nostri operatori, ai nostri produttori, che spesso vengono schiacciati da quella che è la distribuzione commerciale. Quindi in questi tre giorni gli operatori fanno degustare, ci sono i veri e propri show cooking, i veri e propri laboratori del gusto, me lo posso permettere perché siamo in campo a Slow Food, c'è un ristorante che viene appunto frequentato dalle autorità e soprattutto dagli specialisti del settore, e ovviamente vengono ospitati, e qui la presenza anche dell'ICE, anche i vini e l'olio abbinati, diciamo, ai nostri piatti. Tutto questo poi viene arricchito da un concorso gastronomico dove vengono coinvolti sempre in queste regioni i ristoratori dell'area, che poi trovano nel momento della rassegna un momento di premiazione, di riconoscimento di quello che hanno fatto. E si conclude, ma il progetto, diciamo, il progetto che tiene tante attività, con un concorso su internet, perché abbiamo dato grosso risalto all'utilizzo dei social network e del sito internet, che viene rivolto praticamente agli utenti che attraverso il gioco, attraverso la sollecitazione al gioco, possono venire a conoscenza di quelle che sono le caratteristiche di questi prodotti. Benissimo, quindi un progetto molto articolato a cui auguriamo tanto successo. E adesso, prima di salutarci, un caro saluto da Monica Piscitelli, vogliamo fare un brindisi. Io ringrazio Gerardo Denza, grazie amico mia. Alberto Capasso di Slow Food, un vino, un bicchiere anche per me, Paolo Giarletta e Franco De Luca. Grazie ai nostri amici, grazie a chi promuove queste specie ittiche e sedentarie. Un grande successo per Buon Pescato Italiano e a presto.